eccoci qua. Grazie. Il tuo pubblico. Come ricordava la Gallarino, sei di scena in questi giorni all'Olimpico di Roma e poi sì, ci arriveremo. Ma com'è scoccata la scintilla con il teatro? Ma guarda, è scoccata 21 anni fa con quello spettacolo meraviglioso che era Grease, che ancora oggi insomma tutti ricordano come probabilmente lo spettacolo che ha cambiato proprio il, anche la faccia proprio del teatro musicale italiano. E quindi insomma è bello ritrovarsi in coppia, no? E riportare avanti questa ditta che insomma... Hai fatto un'altra famiglia teatrale, decisamente maniacale, perfezionista, questo è quello che si dice di te. Sì, e da chi hai ereditato queste qualità? Ma adesso credo soprattutto mia madre. Io ho vissuto moltissimo con mia madre, di papà ho respirato veramente molto poco perché non c'è quasi mai stato in famiglia. Mamma era una grande lavoratrice, era una donna molto dignitosa che ha sempre portato avanti 3 figli con il suo lavoro, che fra l'altro insomma era un lavoro assolutamente precario perché lei era sarta ma lavorava quando c'era la possibilità di lavorare, eppure non ci ha mai fatto mancare niente, ci ha sempre insegnato che era importante comunque coltivare i nostri sogni a testa alta senza mai doversi vergognare di nulla. E quindi io in qualche modo ho portato avanti un po' questo suo modello. La tua hai scritto memorabili pagine di televisione, eppure sembra che tu abbia fatto un passo indietro rispetto alla televisione. No, assolutamente, è che io non amo esserci a tutti i costi, e cioè amo profondamente questo lavoro e amo profondamente il pubblico. Credo che oramai insomma a distanza di 30 anni ci sia stato un rapporto veramente di fiducia, no? Reciproco, e quindi voglio fare le cose quando so di poterle far bene, di poter regalare uno spettacolo che possa fare la differenza. Il teatro in questo momento mi dà questa possibilità, cioè per me una persona che viene alla fine di uno spettacolo e mi dice: guardi, io quando vedo un suo spettacolo a teatro vengo anche se non so di che cosa si tratta perché mi fido. Ecco, questa fiducia per me è un valore inestimabile e quindi faccio in modo insomma di saperla coltivare e proteggere. Come sei riuscita a farti accettare dal mondo del teatro, che è sempre sospettoso e a volte non attorti nei confronti della televisione? Ma guarda, ho cominciato probabilmente con lo spettacolo che più era insomma era proprio nelle mie corde, no? Era Grease, era il ruolo di Sandy, che comunque era un personaggio molto bolle di sapone, leggerissimo, dove però potevo mettere in pratica tutto quello che io sapevo fare, cantare, ballare. E poi man mano io ho sempre, diciamo, la regola per me è sempre stata quella di fare il passo a seconda di quelle che erano le mie possibilità, e quindi ho cominciato ad alzare l'asticella e vado sempre più avanti. Infatti diciamo questa commedia in qualche modo ha voluto segnare proprio un nuovo cambiamento, no? Dopo 20 anni di musical, finalmente proviamo solo con la parola, vediamo cosa succede. Diciamo titolo a questo punto, poi ne parleremo nello specifico. Sì, come si intitola? Non mi hai più detto chi è. Con Piero Ingrassia. Gian Piero Ingrassia. Però ne parleremo tra poco. Qualche rimpianto di cose non fatte? Ma sai, sì, a volte magari è capitato, per esempio il primissimo periodo di televisione in cui facevo tanto che arrivassero proposte di fiction importanti alle quali magari ho detto di no, forse se avessi accettato, ma non lo so. Cioè, l'abbiamo fatta anche insieme. Amiche, regia di Paolo Poeti. Come no, come no. Dove c'era Claudia Cole. Che tra l'altro devo dire, andando su Rai 2, fu insomma, con il grande fratello dall'altra parte, riuscì in qualche modo insomma a portare avanti i bei risultati. Merito vostro, bravissime, e di Paolo Poeti. Allora, Roma. Sì. Convention di un'azienda che produce gelati. Presenta Pippo Baudo. E... L'ho inventata io. E così è vero. Che succede? Ha detto che c'era una lungagnona rispetto a tante altre. Che no, succede che eravamo un gruppo di ballerini che facevamo appunto tutti questi piccoli balletti sulle sigle appunto di questa grande azienda, e io non lo so, lui in mezzo a quel gruppo mi ha individuato e quindi poi dopo mi ha fatto chiamare dal suo manager per propormi di fare una serie di provini. È andata. Il Vangelo secondo Baudo.
Il debutto di Lorella fu travagliatissimo, travagliatissimo. Anche perché la frangia sta a Lorella Cuccarini come il caschetto a Raffaella Carrà, che nacque da una necessità, la frangia. Sì, assolutamente, da un incidente che io ebbi 15 giorni prima del debutto, fra l'altro insomma un incidente sciocco, ma dove io praticamente insomma mi sono fracassata la testa. Per 10 cui, punti, no, molto di più, erano 20 punti interni, erano 15 punti esterni, insomma, e mi ricordo solo che successe il giorno prima della conferenza stampa di Fantastico, quindi io non vi voglio dire che cosa non mi disse Pippo quel giorno, ma tu conoscendo Pippo potrai immaginare. E arriviamo al tanto agognato Fantastico, pieno di sorprese. Vediamo. No, è volata una scarpa. Brava, bravi, bravi. Guardate che, scusate, siete stati fortunati perché se volavano le mie di scarpe erano dolori. Allora, bravissima. Come faccio a volare le scarpe io? Come si dice a Bolzano, gli è partita la ciabatta, gli è partita e beccasti. Così no, dice... no, non l'ho preso per fortuna. È passato proprio, ho sfiorato l'allora direttore di rete Emanuele Milano. Il Vangelo, io secondo, Pippo, scusa, il Vangelo secondo Pippo dice che l'hai preso in pieno, l'hai preso. No, vabbè, Pippo, no, non l'ho preso per fortuna, altrimenti credo che mi avrebbero licenziato il giorno dopo. Dai. Comunque notare il professionismo di Lorella, che perde una scarpa e continua a ballare. Quelle sono frazioni di secondo, che ma fa io la differenza? Mica mi perdo d'animo, no, anzi, lì il problema qual era? È che quando tu hai una scarpa sì e una scarpa no, rischi poi l'equilibrio. E quindi io cosa ho fatto? Ho tolto anche l'altra. L'altra dove e è quindi, finita? No, l'altra l'ho proprio buttata lì, no, beh, se no veramente diventavo pericolosissima. E quindi sono riuscita a portare a termine la sigla, ma la cosa pazzesca è che io uscii fuori piangendo come una disperata, perché pensavo di aver buttato via la sigla d'apertura del secondo Fantastico mio, che era il 7, e Pippo venne dietro le quinte: bellissimo, hai fatto una cosa meravigliosa. Tutti parleranno di questo, e aveva ragione lui. La scuola di Baudo. Aveva ragione lui. Però, al di là del voto di Pippo, che per carità fa legge, i critici più severi sono sempre poi i nostri genitori. E allora il voto dell'esordio dato da tua madre? Ma mamma non mi disse nulla, però mi guardò con gli occhi pieni di lacrime dicendo che era orgogliosa di me, e quindi per me questo ha un valore incredibile. E adesso in famiglia quale voto conta di più, quello di Silvio, tuo marito o dei tuoi figli? Ma devo dire, allora, Silvio di solito è un po' come me, cioè guarda tutte le cose che non vanno bene, no? Quindi di solito dà per scontati i complimenti, di solito ne fa pochi, e invece mette in evidenza tutto quello che non funziona. I miei figli pure devo dire che non sono male, hanno ereditato dai genitori, per cui insomma loro sono pericolosissimi, insomma io ogni volta che affronto qualcosa ho sempre un po' paura. Il frutto non cade lontano dall'albero. Ci fermiamo qui, ci ritroviamo tra pochi istanti a Vita in Diretta con Lorella Cuccarini. Cuccarini, ancora le immagini di questa scarpa che parte nella sigla in diretta, ballare in diretta, cose che oggi forse voi non ve ne rendete conto, ma insomma è una cosa importante, ma non è l'unico dei tanti piccoli incidenti che hanno fatto la differenza. Ah, figurati, guarda, mi è successo di tutto. Proprio in quel Fantastico, una volta non mi presero in una presa aerea. Dice, se chiama presa, me dovresti prendere. Sì, no, ma lì il problema era stato che il pomeriggio, quando avevamo fatto la prova generale, un ballerino era andato dal dentista a fare un controllo. E quindi il pomeriggio avevamo provato una sequenza senza di lui. La sera della diretta lui era rientrato, ma noi, cioè i ragazzi, avevano mantenuto la sequenza del pomeriggio. E quindi uno mi doveva prendere, l'altro lasciare.
lasciare quello che mi doveva prendere e mi ha lasciato. Quindi io praticamente ho fatto questo tonfo, ma a testa in giù, in un balletto che ancora mi ricordo era una fantasia dedicata a Elvis Presley, e mi ricordo solo che io andai fino alla fine, misi il pilota automatico, andai fino alla fine di questo balletto, ma in realtà io non mi ricordo, cioè non mi ricordai quello che avevo fatto, perché per fortuna all'epoca si provavano talmente tanto i balletti che comunque uno arrivava a destinazione, però insomma alla fine sono andata in ospedale per fare un controllo, perché ogni tanto insomma i pronto soccorso, diciamo, che mi hanno conosciuto all'epoca, ogni tanto facevo un salto. È arrivata Cuccarini, è arrivata la Gallarino, che come dire ci ha dato un saggio della tua storia, parlava di mangiadischi. Ricordi ancora il primo 45 giri che hai comprato? Susan dei Marinai di Michele. Susan dei Marinai, no, esattamente. Bella. Allora, la tua storia nella televisione è legata ai tanti successi delle tante sigle che poi sono volate nelle hit parade. Vediamone alcune. L'ascensore salirà sopra i tetti di città. Sugar, sugar. Sembra un angelo e chissà perché ali lui non ha. Io lo chiamo solamente sugar, sugar. Segnato più di un'epoca e più di una generazione. Ma come questa canzone è incredibile, perché ancora si suona nelle discoteche, insomma i miei figli la sentono ogni tanto, provano anche un po' di imbarazzo, no? Quando parte la sera. È bello, è un pezzo che ha veramente una forza, insomma, ad avercene i pezzi così. Ma no? Scherzi, è un riempipista tipo YMCA dei Village People, quando parte sì. Quello si riempie la pista. Poco fa si parlava di un tuo inevitabile, poi immagino anche per tutti noi di questa generazione, di interesse per i social, come te la cavi? Sì, ma guarda, allora io non ho naturalmente qualcuno che mi gestisce i social, perché poi oggi effettivamente ci sono questi social manager, no? Però il social secondo me nasce proprio con l'idea di creare un contatto diretto con le persone che non ti conoscono, e quindi se non sei tu ad utilizzarli dai un'immagine un certo. un po' distorta di te, no? Per cui essendo sola, avendo una famiglia, diciamo, sto dappertutto, però cerco di esserci come meglio credo. Quante foto al giorno? Quante foto al giorno? No, guarda, io non seguo tutte queste logiche degli orari, delle foto, dei follower. Quando c'ho tempo. Capito, Manzoni? Quando c'ho tempo? Vabbè, quando è il nostro tempo. Social media manager. Realisticamente, no, ma per carità, io rispetto molto chi fa questo mestiere. A me dicono, no, ma dovresti pubblicare, sai, la mattina, alle no. Ragazzi, io senti, c'ho da Mike fare. Senti, Magda, dire... Non c'è dubbio che il segno che tu hai lasciato nella televisione italiana sia indelebile, e la riprova del tuo successo e di questo segno è il fatto che tu sia una delle più imitate, anche a tale quale da Carlo Conti. Vediamo. Ah!
questa figliuola aveva bisogno dell'ossigeno. Lo so, ragazzi, ma guardate che è complicato. Uno dice, sai, no, che ci vuole? Come che ci vuole? Fallo tu. Cioè, cantare e ballare così non è facile. Allora, abbiamo questa foto che ti ritrae con tuo marito Silvio. Sì. Allora, per dirla alla Ezio Greggio, sappiamo chi ha cuccato la Cuccarini. Sì, esattamente. Ma la tua unione dura da una vita. Come si fa? Si fa proteggendo il tuo rapporto, credendo fermamente in quella promessa che ci siamo fatti 27 anni fa e quindi superando, per carità, anche tutte le difficoltà che ci sono, no? Perché certo, a volte ci raccontano e ci disegnano un po' come la famiglia, no? Perfetta. In realtà non c'è una famiglia perfetta, ma ci sono delle persone che hanno creduto in quella promessa e che lavorano, faticano e sudano per difenderla. Che mamma sei? Perché adesso tu hai figli maggiorenni. Sì, ma che mamma sono? Guarda, io sono cresciuta un po' con i figli. È chiaro che ogni tanto chiedo scusa alla prima, perché credo sia stata quella che in qualche modo ha un po' pagato anche, no, gli errori che si fanno quando non si ha esperienza. Però penso, ho cercato di prendere tutto il meglio di mia madre con un'aggiunta, poi una personalizzazione, diciamo, ecco, di quello che sono io. Sì. Vediamo un po' cosa pensano i tuoi figli di te. Come? Sorpresa! Allora, un pregio di mamma è che posso e possiamo contare su di lei in ogni momento. Un difetto invece, penso l'unico difetto che lei abbia, è che col lavoro che fa ovviamente deve stare fuori casa per diverso tempo. Un pregio è sicuramente il fatto che lei comunque per noi c'è sempre qualsiasi cosa. Un difetto è che essendoci sempre veramente non le sfugge mai niente. Un suo pregio è sicuramente la sua voglia di migliorarsi sempre, ogni giorno, senza accontentarsi mai. E un difetto forse è che ha il carattere troppo buono. Ti vogliamo bene. Bei figli! Ma che belli veri! Mamma mia! Belli. Grazie! Niente, vabbè, avete lavorato... è mamma, scusate. Mamma, papà, tutto bello. Sì, dai, bellissimo. Ci sta. Allora, abbiamo poco tempo, con te il tempo vola. Sì, non solo la notte, vabbè, questa vabbè, era proprio... Scusa, però. Giampiero Ingrassia, Teatro Olimpico, fino a quando siete in scena? Fino al 16 di dicembre. E poi? E poi giriamo per tutta l'Italia fino alla fine di febbraio. Non ve la perdete assolutamente! Non ci perdete! Non mi hai più detto, ti amo! Ingrassia Cuccarini, una premiata ditta per questo spettacolo, scritto e diretto da Gabriele Pignotta. Grazie Lorella, grazie. Saluti a casa. Grazie. Così grazie dice, bacio ai pupi, ma ormai sono grandi. Pupi. Prego, raccompagno. Grazie, ciao a tutti, grazie.